è sempre un po' come la prima volta perché è una festa bellissima, quindi è un'emozione veramente importante, perché essere qua con voi vuol dire rinnovare la festa, trovarsi con degli amici, fare festa insieme al vero padrone di casa che è Don Chino, poi oggi c'è anche il Vescovo di Milano, per cui siamo tutti molto più contenti e felici. Devo dire che vengo qua sempre con un po' di ansia, ma perché è un momento importante per tutti gli ospiti, ma anche per le famiglie. Infatti oggi a messa, pensavo cosa dire oggi pomeriggio, credo che sia il momento in cui fare memoria o ricordare in maniera particolare i genitori. E perché essere papà, essere mamma e di questi ragazzi credo che sia da una parte una grande chiesta, una grande fatica, un grande sforzo, ma dall'altra credo che poi il momento come questo è un momento di grandissima gioia. E quindi condividere insieme con loro questo giorno qua, nell'arco dell'anno, è un momento veramente importante. Eccoci, grazie infinite ragazzi. Essere genitori in occasioni del genere, non vogliamo scadere noi nel moralismo, però è davvero un valore aggiunto, una fatica, una gioia, è qualcosa di più, insomma, che forse è meglio non dire, non cercare di spiegare fino in fondo. Come dice Don Pino, non si può spiegare tutto. Ecco. Allora, a questo punto, prima di procedere, un altro momento di intrattenimento, un altro canto, questa volta della Trinità la Gladiola, che si interpreterà una canzone che ha colpito molto Don Pino. È arrivato il sindaco, ecco, va bene. Quando vi si dice che è in corso d'opera, la scaletta va bene così. Allora, l'avevo annunciato, stava arrivando, Marco Segala, sindaco di San Giuliano. Mi dicono che sta arrivando, vero? Adesso Mario non ci ha fatto lo scherzo. Eccolo. Eccolo qua. Sappiamo che sono giornate un po' convulse anche per voi, ecco, per cui è comprensibilissimo. Ecco qui Don Chino. Infatti, so che poi lui, eccoci qua, buongiorno sindaco, ecco qua. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a Don Chino, Don Mario e alle altre autorità religiose. Sono giornate un po' frenetiche in cui si accavalano appuntamenti, ma ho voluto essere presente anche quest'anno perché è davvero un momento toccante e particolare che vede San Giuliano protagonista in questo percorso che dura da molti anni. E la mia presenza qua è quella di tutta la città, ci sono anche assessori con me perché l'anno scorso siamo stati particolarmente colpiti e quindi è un onore oltre che un dovere essere qui con voi. Ringrazio Don Chino e cerchiamo già l'anno prossimo di inserire anche nelle attività educative che come amministrazione facciamo nelle scuole qualche progetto con promozione umana, perché è importante educare una cultura della legalità e della prevenzione. Quindi questo è il mio impegno, non essere qui con te. Quindi davvero grazie e buona continuazione. Grazie a voi.
Network che ci rappresenta. Nonostante i nostri sbagli, crediamo in un futuro migliore. E grazie alla comunità che ci infonde speranza, chiudiamo le porte al passato per cominciare a vivere. Un ringraziamento speciale a Don Pino e a Don Mario per essere stati anche noi, aver superato il nostro cammino in cambiamento. Yeah.